Amici di RTB Network e Sky, canale 829, benvenuti a questo nuovo appuntamento di eh, Niente Panico. Eh, questa sera andiamo eh, ad affrontare, così in questo, questa sorta di, eh, di salotto di Niente Panico, eh, andiamo ad affrontare eh, il discorso di Haiti, perché la dottoressa Antonella Bertolotti è tornata da Haiti, quindi la presentiamo immediatamente. Buonasera, Buonasera. ciao, benvenuta. Eh, quindi, Andremo a vedere insieme anche al, al supporto delle, delle immagini quello che è stato un po' Haiti. Vi ricordo che noi siamo in diretta, quindi eh, se volete intervenire potete farlo allo 030 83 72 766. Oggi chiaramente non usiamo e non utilizziamo il discorso messaggi perché eh, credo che qualora eh, lo vogliate sia più opportuno una telefonata che non un sms. Eh, vi ricordo come sempre il sito internet www.rewind-tv.net e, e ringrazio veramente le tantissime persone che ci hanno scritto, e, il signor Gianni di, di Cremona piuttosto che eh, il signor Alfredo da Napoli, io ringrazio, vi ringrazio veramente eh, dell'affetto della, dell che mostrate a me in questo programma. Antonella, veniamo a noi, quindi partita, tornata da IT. Eh, che situazione hai trovato? Beh, la situazione è molto caotica ed è molto diversa da quella che eh, ci ha sempre mostrato la televisione: nel senso che all'inizio i mass media erano focalizzati ovviamente sull'evento sisma, e era naturalmente giusto tutto questo. Eh, è chiaro che in questo momento eh, ci sono ovviamente tutte le sequele del sisma. Il che significa che ci sono rovine ovunque, perché in parte i mezzi dell'ONU, i Caterpillar, le Ruspe, hanno mh, ovviamente soprattutto nel, nelle prime tre settimane dopo il terremoto, hanno cercato di eliminare le macerie per eh, cercare chi eh, era appunto eh, rimasto schiacciato. Dopo, eh, ovviamente la città adesso è molto prostrata e che eh, come vedete anche nelle immagini ecco tutte queste ecco, ma queste sono praticamente le immagini eh, le ultime immagini che tu hai portato sì queste sono immagini di dieci giorni fa eh, qui siamo nel nella Centro città, nella downtown, questo è il crocifisso che avete visto della cattedrale di Sacre Coeur che eh, è stata veramente sbranata dal terremoto, ma il crocifisso è restato intatto. Questo invece. L'unica cosa intatta è il crocifisso. Sì, questo è un monastero che mi ha molto colpito perché eh, veramente qui eh, l'unica nota vitale era questa eh, chitarra che stranamente è stata quasi in piedi, appoggiata. Ecco, noi abbiamo lavorato in questo ospedale di cui vedete adesso le immagini e abbiamo portato l'ozonoterapia, di cui magari parleremo più approfonditamente eh, nel corso della trasmissione. Che era un po' quello che avevamo anche parlato sì. all'inizio, nella puntata che avevamo fatto insieme, prima che tu partissi. Sì, sì. Infatti eh, lo scopo della nostra missione era proprio di installare e aprire un ambulatorio di ozonoterapia per curare le piaghe da schiacciamento eh, bisogna considerare che c'erano persone che sono restate circa 50 ore eh, sotto, le sotto le macerie quindi i traumi da schiacciamento che abbiamo eh, curato erano immani mm, raramente mi è capitato di vedere Beh, e se lo dici te che raramente <ride> delle piaghe capitato. di questo tipo ecco qui per esempio c'è questa bambina voi vedete il sacchetto dell'ozono che noi abbiamo applicato e eh, all'interno del quale insuffliamo questa miscela che serve, eh, lo dico per gli spettatori che ovviamente mh, molti non, dei quali non possono conoscere l'ozonoterapia, dicevo che serve proprio a curare le piaghe perché eh, disinfetta la piaga e favorisce la formazione di tessuto di granulazione, quindi fa favorisce la cicatrizzazione della piaga stessa. Ecco, questa bambina alla quale io sto parlando all'inizio aveva molta paura addirittura a guardare la sua piaga e poi nel corso eh, delle sedute vedeva che migliorava e quindi anche il suo approccio visivo con la patologia migliorava. Ecco, c'è da dire che questo ospedale dei padri camigliani, adesso qui stiamo vedendo la sezione Quindi, dei disabili... Tu sei all'interno dell'ospedale dell che è comunque rimasto integro questo ospedale. Questo ospedale non ha subito dei grossi danni strutturali ed è mh, molto vicino, ecco, qui ci sono scene quotidiane, cioè i malati sono eh, a volte diciamo alle prese con la vita quotidiana, eh, qui si stanno pettinando, però sono... Ragazze, queste che eh, hanno subito delle grossissime eh, perdite. Eh, la, quella sulla destra con la maglietta rosa eh, ha perso, per esempio, tutti i familiari. Ed è l'unica. Quindi si trova da sola? Si trova da sola. Eh, direi che la cosa un po' agghiacciante sono proprio queste, queste macerie che non, difficilmente verranno rimosse. Anche, Anche perché tu già l'altra volta dicevi che se l'Africa è terzo mondo, qui siamo... Questo è considerato addirittura il mondo. quarto mondo. Quindi queste maciere, se già in Abruzzo ce l'abbiamo ancora, figuriamoci qui in questi posti. Qui la sensazione è proprio quella del, dell'impossibilità ad uscire da, da una situazione del genere, non, non c'è uno spiraglio di speranza, c'è proprio la faticenza, ma non la faticenza da cui si parte per ricostruire. La faticenza in cui ci si affossa e che affossa anche ovviamente la, la creatività, la speranza. Credo che siano queste persone che mh, sicuramente cercano di eh, uscire da questo dramma. Qui, eh, ripeto, nell'ospedale eh, alla fine è una specie di oasi dove però ovviamente vediamo eh, vede... le patologie più importanti. Però i nostri pazienti, ad esempio... Erano, sì, si sentivano protette nell'ospedale. Questo ospedale è gestito dai padri Camigliani che eh, sono presenti da molti anni ad Haiti e che avevano costruito questo ospedale eh, insieme alle ministre degli infermi, che sono un altro ordine al femminile appunto dei, dei, camigliani. dei camigliani. Le nostre suore della certo. Clinica San Camillo di Via sì. di Brescia sono. Le omologhe al femminile dei pari camigliani. Ecco, direi che eh, questa bambina eh, che vedete ancora è forse una di quelle che mi ha colpito di più proprio perché quando ti dicevo prima ecco, che non, eh, non erano in grado di, di prendere visione, di prendere coscienza quasi del, del loro problema, ecco, grazie allo zono forse eh, siamo riuscite anche a, a migliorare l'effetto visivo della piaga. della piaga. Sì, questo poi lo zono è incredibile perché già dopo un paio di sedute riesci a vedere miglioramenti tangibili. Ecco, la cosa forse difficile di questo tipo di mestiere è. Mh, qui c'è la collega Alma Izzo che ha lavorato con me. E, la dottoressa che era stata qui in trasmissione che da noi da e da ci ha voi. spiegato Infatti, il funzionamento poi dell'ozoloterapia. Sì, ecco. Eh, c'era una sala operatoria che funzionava molto bene e quindi abbiamo potuto lavorare in modo molto positivo e costruttivo anche col chirurgo locale, il quale poi, appena visto gli effetti positivi dello zono, ovviamente eh, era molto incentivato ad utilizzarlo. Certo. Però la, Perché era un qualcosa per lui nuovo, qualcosa di mai visto. Sì, bisogna considerare che è, eh, sicuramente l'utilizzazione dell'ozono in Italia avviene più per fini estetici. Certo. Eh, la usia lo usiamo anche per, in, sempre in Italia per curare le ulcere e le piaghe di origine diabetica. Però eh, effettivamente la valenza dell'ozono in situazioni come queste era direi fondamentale. La cosa difficile è stato proprio mh, creare quel riso, quell'insieme. Quel di relazioni che in un ospedale nel quale noi arrivavamo per la prima volta erano molto difficili da tessere in primo luogo perché noi eh, ci siamo dovute presentare ovviamente come si fa in qualunque ospedale del mondo al direttore sanitario che era un haitiano un medico haitiano eh, che ovviamente non aveva mai sentito parlare di ozono e poi a al padre superiore che è padre Gianfranco Lovera, Camigliano, che pure non aveva mai sentito parlare di ozono. Quindi, anche spiegargli il, come, come, come funzionava, che cosa servisse. Che cosa servisse eh, e poi, soprattutto, la possibilità di impiegarlo in una situazione di emergenza come era questa. Eh, Ma è sufficiente, cioè eh, in una, eh, con dei numeri così catastrofici, cioè con una popolazione così alta, eh, siete riuscite? a fare ciò che vi eravate ehm, cioè, il vostro obiettivo è stato raggiunto? sì il nostro obiettivo cioè... è stato raggiunto questa è una bella domanda perché effettivamente <ride> sì. quando si, si entra in un ospedale che anche non conosci perché conosce... tu sei andata lì per, anche per insegnare l'utilizzo dell'ozonoterapia sì. eccetera sì. Perché poi il lavoro penso che sia anche abbastanza lungo e, e, e poi gli Adaiti dovranno continuare ciò che voi avete seminato. Certo, noi eh, abbiamo proprio eh, cercato di eh, far, tra virgolette, appassionare la, il personale paramedico e medico all'apparecchiatura. È chiaro che mh, quando cominci a vedere dei risultati tangibili eh, ti appassioni, soprattutto se fai il nostro mestiere. Adesso io capisco che magari mh, per un telespettatore questa cosa non sia così, però mh, quando tu vedi dei risultati e riesci a dimostrare, eh, la passione viene da sé. La cosa più difficile del nostro mestiere non è tanto aprire l'ambulatorio di ozonoterapia, ma è proprio, eh, ripeto, costruire quel tessuto di relazioni e mettere in relazione medici, infermieri e pazienti. Anche perché il paziente che si approccia la prima volta, soprattutto un paziente traumatizzato come questo... Perché anche psicologicamente queste sì. persone saranno veramente... Eh, anche, cioè, si trovano senza, senza... Se già prima avevano poco, adesso hanno proprio niente, per di più con delle grosse perdite anche di, di familiari, eccetera, eh, credo che anche, anche l'aspetto psicologico-psichiatrico sia stato... Posto. Sì, l'aspetto psicologico è importantissimo, anche perché eh, molte di queste persone avevano proprio bisogno mh, di spiegazioni prima dell'applicazione della terapia. Anche se fa male, se non fa male. Se cosa fa sembra? male, se non fa male, consideriamo anche che una persona che è stata 50 ore sotto un trave portante di una casa ha provato un dolore che è inimmaginabile. E la paura del, del dolore, la memoria del dolore, a volte poi è più forte del dolore stesso. Quindi la fortuna di impiegare l'ozono è proprio il fatto che l'ozono non dà dolore e non è invasivo. Quindi anche per i bambini, mh, soprattutto i, i più piccoli, eh, all'inizio hanno preso il sacchetto di ozono che noi applicavamo intorno alla piaga come un gioco. E questo è molto certo. positivo. È chiaro che, che bisogna spiegare come un uh, gioco nel loro linguaggio per far capire certo, come funziona. Certo, uh, dopo io avevo portato. Vabbè, uh, tutti gli psichiatri, gli psicologi portano sempre uh, i gessetti colorati per far disegnare i bambini, perché ovviamente l'adroterapia fa parte del nostro mestiere e serve a, diciamo, a rilassare il bambino, a indurlo comunque a esprimersi. E um, era molto bello perché poi questi bambini a un certo punto disegnavano anche le loro gambe con i loro sacchetti certo. quindi questo vuol dire anche che in un certo senso l'hanno preso come un gioco L'hanno preso come un gioco, sono riusciti a smitizzare un problema e questo credo che fosse un pochino il fulcro del progetto eh, poi è chiaro che quando vai a Port-au-Prince e vedi queste macerie Port-au-Prince sarebbe la zona la capitale, la capitale noi eravamo circa 10 km da Port-au-Prince eh, Diciamo, è agghiacciante, perché io beh, ho lavorato anche con la collega Ivana Trevisani all'Aquila, però io una cosa come questa non l'avevo mai non vista? Non l'avevo mai visto. No, non avevo mai visto una cosa del genere, poi non avevo mai visto anche diciamo, proprio la immobilità. All'Aquila non c'è mai stata immobilità, cioè, il contrario sono già eh, abbandonati a loro stessi. Eh, io ho visto dei Campi organizzati dall'ONU, campi di sfollati, organizzati molto bene, campi da 3-4 mila persone, con fognature, bagni, quindi mh, organizzati bene. Per contro, però, c'era una parte di popolazione che non possedeva casa già prima del sisma, che ha chiesto delle tende. E queste tende sono state poi piazzate alla rinfusa in campi di fortuna dove naturalmente non ci sono scoli per l'acqua. E quindi capitava, soprattutto in questa stagione, che magari improvvisamente ci fosse la, la pioggia e la pioggia là non è come qui. Beh sì, oggi magari è stata oggi. una pioggia come quella di Haiti. Sì, oggi era <ride> Possiamo dire che il, non oggi, il clima ma la pioggia, la pioggia è quella, eh, continuativa però. Ecco, continuativa. E quindi dove ovviamente non c'è la possibilità di far defluire l'acqua, dove non ci sono sistemi fognari, eh, si creano ovviamente dei problemi. Eh, con dei Tra rischi. Tra l'altro adesso ci avviciniamo al periodo delle piogge, giusto? Lì. Adesso comincia il periodo delle piogge e quindi eh, sarà ancora più difficile la situazione. Diciamo che mh, i padri camigliani hanno optato, diciamo, optato per eh, l'acquisto di alcune casette che vengono prodotte da una ditta haitiana che però eh, collabora anche con l'occidente, eh, sono casette prefabbricate in legno con pareti di lamiera, ovviamente molto um, povere, ecco, molto semplici, un po però um, perlomeno um, c'è un tetto sulla testa. Certo. Però la cosa um, che rattristava era di vedere queste persone che, magari prima del sisma, avevano, non dico una villetta, però una casettina con un minimo di, di giardinetto intorno. E avevano piazzato queste case prefabbricate o addirittura le tende nel loro giardinetto che era cosparso di macerie. Eh, ecco, queste macerie che vedevamo in questi, piccoli, in questi piccoli quartieri sono sicuramente macerie che resteranno lì, anche perché adesso gradualmente, ma i grossi Bisognerà. mezzi eh, se ne stanno andando, l'emergenza... Per le grandi urmanie. Anche la nave, è la nave italiana che era è rientrata. È già rientrata. Quindi. Quindi eh. Bene o male, i riflettori già si stanno. anzi, io credo che ne, nelle televisioni già non se ne parla più, perlomeno in quelle italiane se ne parla quasi niente. Sì, eh, se ne parla molto poco, ma io credo che ci dobbiamo chiedere cosa c'è sotto le macerie. Almeno eh. è vero che per me forse è più facile farmi questa domanda perché è chiaro che io vedo gli esiti di una maceria, ma quando si sfascia una piaga non è che, perché uno fa il medico, sia preparato a vedere certe cose. Quello che c'è sotto. Ogni volta che si sfascia una piaga non sai quello che trovi e c'è comunque un timore reverenziale nel togliere le bende. Ecco, quando vedi quello che c'è sotto ti rendi conto di quanto pesa una maceria. E quanto pesa una maceria ha un peso, secondo me, che non è quantificabile. Anche un rispetto per i morti che ci sono lì sotto. Sì, che, che ci sono ancora, perché in certe zone i morti sono restati sotto. Certo. Ovviamente i mezzi pesanti hanno cercato di eliminare le macerie per liberare al più presto, ripeto, nelle prime tre settimane. Ma poi eh, c'è tutta una parte di macerie che sono restate e che fanno da, da tumuli senza fiori a, a dei morti che probabilmente non saranno mai ritrovati. Ma c'è anche da dire una cosa che a Adesso io ovviamente non sono un'esperta di Haiti, io Tu lo sai, io lavoro in, in Africa, Africa. però vai un po' dove ci sono queste emergenze Sì, vado dove ci sono queste aree. Qui me l'hanno chiesto ovviamente i cameliani e volentieri è stato un piacere rispondere. Però io ho trovato una... Situazione eh, veramente penosa, una situazione senza speranza: nel senso che, eh, parlando anche con degli haitiani, eh, si capisce ovviamente che questi regimi che si sono susseguiti-Duvalier, eh, Aristide, adesso c'è Preval-hanno sicuramente spersonalizzato questo popolo, che peraltro. Ehm, è un popolo che si è costituito in parte da, eh, con quegli schiavi che erano stati importati dall'Africa, che poi si sono sovrapposti alla popolazione indi che era locale. Poi con la dominazione spagnola e francese ovviamente questo non ha certo contribuito a creare un'identità e poi c'è un sincretismo religioso incredibile, quindi è molto difficile riscontrare un'identità in questo popolo. C'è anche una volontà di, di, cioè, non, cioè, di riportarla perlomeno a come era prima, che già prima era un quarto mondo, però a dargli perlomeno una, una dignità come persona. E quindi se non c'è questa forza eh, in un governo che comunque non c'è ad Haiti, giusto? Un governo stabile, eh, sta tutto in mano del, degli stati, stati vicini. Sì, eh, io credo che proprio perché non c'è una memoria istituzionale in un paese come Haiti, io credo che noi mh, abbiamo anche il dovere, io non credo che si possa parlare di dovere morale, io credo che si possa parlare di sentimenti. A me parlare di, di, di doveri e colpe da fastidio, cioè sono veramente mh, due sensazioni che non, non mi piacciono. Mh, mi piace di parlare di, ehm, così di, di costruttività, di progettualità. Ecco. Uh, adesso i mass media hanno allentato moltissimo i riflettori, la presa. Però invece secondo me è proprio adesso che si può essere creativi ad Haiti. Ma anche perché si può creare veramente qualcosa di. Di interessante in un'isola che è veramente fantastica. Che è un'isola bellissima. Perché ricordiamo che lì accanto, a pochi chilometri da lì, non so da su quanti, c'è Santo Domingo. Sì, eh, noi per arrivare alla frontiera, ci abbiamo messo circa nove, nove di, ore dai, di macchina. Di macchina. Eh, la frontiera si sarebbe da scrivere un libro soltanto sulla frontiera. Cioè, di Haiti. Da, al di là della frontiera, eh, vacanze. Eh, benessere. Benessere che però è un benessere anche quello turistico. certo. Perché eh, la maggior parte della gente non conosce molto di Santo Domingo perché resta confinata nei certo. villaggi, anche perché non ha nessuna voglia di uscire. Sì, perché comunque i viaggi, i villaggi già sono delle riserve naturali, sì. eccetera, quindi hai, tu, hai tutto lì, le escursioni sono tutte, sono tutte organizzate lì. in posti dove comunque sono particolarmente belli, eh, però quando, quando c'è questo il passaggio dall'aeroporto all'albergo dove vedi veramente come stanno dove vivono è chiaro che la, loro vivono comunque una povertà ed è comunque uno sfruttamento all'interno de, degli alberghi eccetera però è chiaro che eh, c'è stato anche lo scandalo all'inizio che c'era appena mm. stato il terremoto le navi da crociera che comunque festeggiavano danzavano eccetera sì infatti poi secondo me Invece di andare sempre alla ricerca di queste riserve naturali, cioè io credo che le riserve naturali senza la riserva umana siano totalmente inutili. Eh, non lo so, è, una, sì. è ovviamente soggettivo, ma io capisco di essere un po' estremista in queste mie definizioni, ma soffermarsi sulla riserva umana, perché riserva dà già la sensazione dell'esiguo, anche la riserva naturale dà la sensazione dell'esiguo, perché è qualcosa di circoscritto, no? qualcosa che vogliamo preservare. Perché non proviamo a preservare invece l'uomo. Ecco, io credo. Quello che… Quello che di buono c'è nell'uomo, sì. di buono c'è nell'uomo, ma non è così difficile. E lascia scappare quello che nell'uomo c'è sì. il cattivo. Sì, però allora questo. È interessante questo. Questo è interessante, <ride> secondo me. Ma, ma non perché io faccia la psichiatra, ma potrei fare qualunque altro mestiere. Io credo che anche Santo Domingo. Eh, vabbè, ehm, è ovvio che ehm, Santo Domingo è una località turistica, però la gente di Santo Domingo è povera quasi come la gente di Haiti. Certo. Io sono andata in un asilo gestito dalle suore della passione. Questo qui è un asilo dove ci sono bambini non accompagnati, ecco. Tu puoi andare a visitare l'asilo e dire ho visitato l'asilo con i bambini non accompagnati. Eh, non vuol dire niente. Se tu ti soffermi alla, alla parola non accompagnato, sulla parola non accompagnato, e cominci a, a cercarne di capire il significato. E con non accompagnato vuol dire un bambino che non ha nessuno che gli prenda la mano. Accompagnare un figlio a scuola, Beh, la prima cosa che pensi è il genitore che prende la mano del bambino e lo e porta, porta all'interno della scuola. Ecco, quello che colpisce è che la mano di questi bambini non la prende nessuno, se non a volte... Qualche insegnante? Qualche insegnante che è lì e che fa eh, questo mestiere perché ci crede, perché questo tipo di lavoro è sottopagato. Eh, dopo ovviamente c'è da eh, mettere sicuramente l'accento anche su quello che è il turismo sessuale in queste zone. Anche lì. Io ovviamente passando da Santo Domingo ad Haiti, sì. è chiaro che... Io sto dicendo delle cose banali, lo sanno tutti. Sì, sì, beh. Eh. Però adesso ci sono alcune zone. Adesso forse è ancora peggio. Adesso è ancora peggio. Ci sono alcune zone dell'Africa, ad esempio Nel... il Kenya, Malindi, dove c'è un tasso di turismo sessuale altissimo. Ci sono addirittura alcuni alberghi che hanno firmato una petizione contro il turismo sessuale. Io non mi voglio soffermare sulle percentuali altissime di italiani che praticano questo turismo sia a Malindi sposati non sposati o chiunque perché sì, sì, ma, ma il, il fatto il del sessuale sì, è, sì, sì, ma è, una, cosa, è sempre una cosa che capita agli altri sì cioè, per lei sono cose che vedevo, che vedevo certo. succedevano lì le vedevo io però credo che sia molto importante dare spazio alla creatività degli haitiani in questo momento, perché non capiti e non succeda questo sfruttamento. Allora, fare l'emergenza va benissimo, fare progetti di sviluppo è tutta un'altra cosa. Certo, assolutamente. L'emergenza è quella del momento, lo sviluppo sostenibile è qualcosa che ti lega alle persone. Lega perché sviluppo significa progredire. E secondo me progredire vuol dire progredire soprattutto a livello umano. Allora, per progredire a livello umano bisogna che ci sia qualcuno che la mano te la prende, certo. perché altrimenti eh, non ci può essere progressione. Ascolta, eh, facciamo una piccola, una piccola parentesi. Eh, L'altra nella puntata che avevamo fatto eh, la scorsa volta si cercavano appunto i, i soldi, eh, Abbiamo una telefonata poi arrivo al, al discorso dei soldi. Pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera. Ascolti, io volevo fare una domanda. Prego. Eh, allora, il problema della come sta parlando lei della pedofilia, dei bambini e tutto sono d'accordo. Però, allora, prima di che lei Lei mi chiama... scusi un attimo, si chiama signora? Il suo nome. Lorenza, chiamo da Salò. Lorenza Salò, ecco, grazie. Ecco. Io volevo chiedere, fargli una domanda alla signora. Per carità queste cose ci sono, le sentiamo, non c'è Però io dico, perché non guardiamo in casa nostra? Allora, eh, no. in Italia non andiamo lontano più a Brescia Allora, non sono minorenni, eppure c'è. Cioè, prima di andare all'estero a vedere perché gli italiani vanno all'estero, cerchiamo <ride> di risolvere almeno i problemi nella nostra città. nel nostro... Sì, ma questo signora è un, è un discorso un pochino più allargato nel senso che noi stiamo parlando di Haiti in quanto la dottoressa Bertolotti è appena tornata da lì e quindi faceva notare questo grosso problema. Poi è chiaro che la prostituzione ce n'è molta e ce n'è molta nella nostra Capite, città come in tutte Haiti, le città. Eh, ci sono nelle Filippine e eh, tutto quello che vuoi, però io sono d'accordo per carità che bisogna fermarla, però prima di fermarla... Bisogna dare, un inter un, cioè far capire, eh, prima il territorio, cioè se uno eh, fa un, una legge o un qualcosa su un territorio, eh, non penso che poi se dicono che questo è sbagliato va all'estero, l'importante è farlo capire dove siamo noi, ha, ha capito quello che intendo dire? Sì, sì. Ecco. È questione di cultura. Se non riusciamo a far capire questo sul nostro territorio, certo che vanno altrove, questo sono d'accordo. Eh, secondo me. Perché non fanno andare altrove? Andrebbero Bisogna altrove far... comunque, vanno altrove come vanno qua. È un qualcosa di diverso probabilmente. Mm, no, perché so se perché questo... si fanno capire tante cose eh, nel territorio che è sbagliato, che si fanno eh, capire, campagne di guardate c'è Ma questo, lei questo, pensa questo, signora questo. che queste persone che vanno in questi posti non lo sappiano che è sbagliato? Sì però non è che si faccia molto eh. Non si fa molto? Ecco. Non si fa molto come... Com non eh. è che se ne parla. Appunto. È quello che dico io. Allora, prima di... Io ho trovato Haiti, io ho trovato qui, io ho trovato là. Allora, prima parliamo, facciamo delle permissioni, dicono che ne so io sul territorio. Eh, informare eh, e tutto e poi si può parlare altro però se queste cose non si fa è informazione su un territorio no. certo che la gente va altrove su questo io sono d'accordo con quello che dice la signora però non è che si fa molto va bene signora intanto noi Come la salutiamo la ringraziamo e... allora, grazie comunque complimenti perché è un... una bella informazione grazie signora grazie signora molto gentile Antonella, non so se vuoi commentare qualcosa che ha detto la signora o andiamo avanti con il nostro discorso. No, no, ma io condivido quello che dice la signora. Eh, questo fa parte della nostra non cultura, eh, quindi la signora ha ragione a dire che bisognerebbe eh, fare informazione riguardo a questo tipo di problema. Eh, non, non credo che sia sufficiente per prevenirla. No. Anche perché tutto quello che è proibito poi alla fine... Sì, sappiamo... ma infatti io poi sono una veramente che ho una mentalità un po' anarchica, quindi sono una persona che non, non proibirebbe nulla. No, non è con la proibizione, ma è eh, probabilmente con rispetto, con rispetto della cultura, certo. che certo. non c'è, ma non c'è anche perché non abbiamo proprio cultura. La nostra tante volte la, la dimentichiamo, la dimentichiamo e pensiamo che abbracciare la cultura di altri significhi allargare la nostra. Ecco, bisogna eh, però a questo punto fare una distinzione eh, tra cultura, che eh, è tutto un sistema, un insieme di tradizioni eh, che si tramandano, e quello che noi invece pensiamo sia cultura. Ecco, non è cultura. Eh, quella di eh, fare turismo sessuale. Però tanti dicono: Beh, ma è nella loro cultura. Io quando sento eh. questa frase ho degli istinti omicidi. <ride> Beh. Perché la trovo così stupida e non naturale. Ecco, la cultura dovrebbe essere qualcosa è proprio, di eh, naturale. Proprio non no? interessarsi Invece... minimamente. Del, del, del prossimo e trattare comunque l'altro piano solo come un oggetto, punto, ma certo, eh, mercificandolo, poi mercificandolo perché, perché, a certo. pochi soldi, anche A pochi soldi, però dicono Ebbi, ma loro hanno bisogno di soldi. Eh così. Beh, giustamente, certo. mm. dicevo prima, facciamo una parentesi un attimo, perché nella, nella, nella puntata della scorsa volta dicevamo. Eh, quindi abbiamo fatto anche la trasmissione per poter raccogliere i soldi per l'ozonoterapia poi da portare da portare appunto ad Haiti. E adesso c'è un qualcosa che non costa niente per i telespettatori, è il 5 per 1000, quindi il donare, visto che quasi tutti si deve fare la dichiarazione dei redditi, eh, vi vogliamo invitare appunto a donare il 5 per 1000 ad Intermedonlus, che è l'associazione appunto dove è preseduta dalla dottoressa Antonella Bertolotti. E quindi mandiamo questo piccolo spot se la regia è pronta. Uè Cesare, come te passa? Male Renzo, ho fatto la dichiarazione dei redditi, pago un sacco di tasse per nulla e tu invece cos'hai da essere così sorridente? Eh, sono stato pure io al commercialista per la dichiarazione dei redditi E non paghi le tasse? È bravo il tuo commercialista, vuoi venire anch'io da lui? No, oh, le pago, le pago pure io, ma che dici? È solo che quest'anno è il 5 per mille di quello che pago l'ho dato all'Internet Onlus, un'associazione di amici miei che si occupa di aiutare chi sta male in Africa Ehi, costruisce pozzi, pozzi per l'acqua, sì, ospedali, scuole, laboratori di Centri Armar Nutridi e molto altro. Un aiuto concreto ed è tutto gratuito per i malati. Sono medici, infermieri che aiutano missionari in Burkina Faso. Ma anche in Benin, Costa d'Avorio, Marocco e in ogni altro posto dove serve aiuto. Tante belle cose a me, ma quanto ti costa? Niente, è eh, 5 per 1000 delle tasse tue, le paghi comunque. Invece di allo Stato le piglia Intermetonius, un'associazione fatta di persone per le persone. Benin, perché non me l'hai dato prima? Ma è troppo tardi, accetta. Dillo al tuo commercialista, basta che scrivi nell'apposito spazio il codice fiscale dell'associazione. Quando fai la denuncia dei redditi, ti regali un sorriso, è facile e non ti costa nulla. Ed è simpaticissimo questo, <ride> questo, questo spot in, in dialetto anche romano, no? Sì, c'è un po' di genovese, un po', un di, po di romanesco, di sì. Ecco, ricordiamo il, il codice fiscale. Di Intermed che è il 91064 Comunque poi nel corso della puntata lo daremo ancora e comunque attraverso il, eh, il sito della dottoressa Bertolotti che è intermedonlus.it ww.intermedino onlus.it da lì c'è proprio cliccate come aiutarci e trovate tutto il. il Tutte le modalità insomma di, di aiuto. Bene, ehm, quindi dicevamo eh, Haiti, mh, intenzione di ritornarci o nell'immediato futuro c'è qualche altro progetto? Allora adesso eh, diciamo siamo riusciti ad avviare questo ambulatorio e abbiamo anche avuto la fortuna che eh, siamo riusciti a a formare un personale molto in gamba. Eh, la direzione dell'ospedale ci ha dato due infermiere veramente molto competenti, Splendide. bravissime soprattutto, eh, due infermiere che si sono appassionate all'apparecchiatura. Poi l'apparecchiatura eh, può essere usata, eh, e basta schiacciare un paio di tasti, ma un conto è usare un'apparecchiatura e un conto è capirla. E saperla usare proprio in maniera corretta e... Sì mettersi sulla lunghezza d'onda dell'apparecchiatura. Eh, quindi diciamo che queste infermiere si sono messe sulla lunghezza d'onda, nel senso che si sono appassionate e poi hanno capito la macchina. La macchina eh, risponde a degli stimoli, che sono stimoli ovviamente elettronici. Però eh, ci sono dei momenti in cui la macchina deve anche riposare. Ecco, Diciamo certo. che cercare di capire la macchina significa anche permettere alla macchina di riposare e di riprendersi. Eh, quando... la, la massima efficienza ecco, quando deve, insomma. Sì, direi che quindi questo dipende molto dalla sensibilità del singolo. Ecco, Ci sono delle persone che sono eh, bravissime a livello tecnico ma non hanno questa sensibilità. Queste due infermiere haitiane avevano processo... entrambe le prerogative, quindi eh, la possibilità di, ave... di insegnare a loro dà la possibilità... A loro stesse di insegnare ad altri, è un po' quello che fa internet è un po' questo, certo. no? cioè la formare, formazione, formare. ma perché poi la formazione e la cultura venga trasmessa eh, ad altri. E quindi eh, diciamo che l'idea di tornare ad Haiti sicuramente c'è. Però, diciamo che, perlomeno adesso il personale è formato anche a livello di mh, consulti psichiatrici, psicologici. Sono, sono già autonomi loro? Loro in questo momento nell'ospedale eh, Camigliano hanno eh, un, uno psicologo che mh, non è lì in pianta stabile, ma viene tre volte alla settimana. Sicuramente eh, il lavoro dello psicologo ad Haiti è immane. Anche perché la popolazione è immane? Sì, la popolazione è immane e anche eh, lì in ospedale, dove vabbè era circoscritto perché i eh, pazienti. Erano, però i pazienti erano molti rispetto alla capienza dell'ospedale, perché il bacino d'utenza ovviamente si è allargato moltissimo perché l'ospedale di Stato ha avuto dei grossi danni, mentre l'ospedale dei padri camigliani ne ha riportati di meno. Eh, L'affluenza quindi è stata notevole, poi ci sono ovviamente dei traumatizzati che resteranno dei mesi in ospedale perché una volta guarita la fase più acuta della piaga, poi comincerà tutto l'iter degli innesti cutanei, quindi della chirurgia plastica, perché sono delle persone che... Che devono avere... Sicuramente. E poi molto interessante, per me, vabbè, per, per me che faccio il medico, ma, ma penso per tutti, è stata anche la mh, riabilitazione motoria di questi pazienti. Molti di questi pazienti sono stati amputati, eh, ovviamente, per gli schiacciamenti. E tra questi qui ce n'era uno che ha colpito molto sia me che le mie colleghe, si chiamava Rudi. Erudi è un ragazzo di 17-18 anni al quale hanno amputato la gamba e il braccio destro. E' un'amputazione importante. Eh, lui aspettava la, la protesi e eh, era arrivato un tecnico ortopedico dall'Italia, molto bravo, eh, che è riuscito ovviamente a, a sistemare queste protesi. Ecco, quello che colpiva di Rudy era proprio questa... Lui, lui un giorno parlando, poi ovviamente io parlavo con i malati, così anche tra una terapia di ozono e l'altra, mi mettevo a chiacchierare. In che no? lingua? Lì francese. francese. Loro parlano creolo e, e francese. A scuola, quelli che vanno a scuola studiano anche il francese. <ride> e, e lui mi diceva che era stato molto fortunato. Allora io lo guardavo, probabilmente lui si è accorto che avevo un'aria allebita <ride> e mi ha detto, sì, io sono stato molto fortunato perché tutti i miei sono morti e pensa, Dio ha salvato solo me. E, e quindi quando, lui si sentiva, diceva... Lui si sentiva veramente un eletto e, che io credo che una capacità eh, come questa di andare al di là sia veramente... È incomiabile, ma non è incomiabile perché che bravo, è incomiabile perché ti fa capire quanta eh, speranza avesse dentro questa persona certo. e questo ti aiuta ovviamente a superare anche gli ostacoli. A Rudi hanno messo la protesi, dopo mezz'ora camminava, eh, poi era molto bella l'idea che lui aveva anche del futuro, no? E generalmente una persona con un'amputazione del genere ha un futuro difficile, soprattutto in un paese come Haiti dove è difficile anche la, la deambulazione, ci sono uh, problemi di infrastrutture mostruose, non ci sono strade. Però Comunque loro hanno comunque questa grossissima, anche loro come sì. in Africa, una fortissima sì. forza d'animo, cioè del volerla, sì, del voler comunque... Bene, e cosa che... che forse noi, come ci ho già detto, in Occidente probabilmente ci adagiamo... Molto velocemente, cioè basta un piccolo dolorino per poi non, non muoverci. Cioè, a me è rimasto sempre impresso il tuo racconto che facevi di uno, uno stregone che, al quale avevi, mm. avevi, avevi, avevi messo un arto. Ah sì, avevo messo una. Ah, sì, sì. sei tornato il giorno dopo, due giorni dopo sì. con la tua bicicletta. Il motorino, a... era tornato. <ride> sì. sì, sì, è incredibile. Questo... Ma poi ehm, devo dire anche che eh, è capitato anche di vedere persone molto anziane. Abbiamo avuto in cura una signora di 103 anni alla quale hanno fatto un'amputazione del terzo prossimale de, della coscia. Insomma, un'amputazione fatta, se, cioè si, si capiva che eh, Ma no, era un'amputazione d'emergenza, ma io, io non ero lì appena avvenuto il sisma, però ho parlato con dei colleghi che mi dicevano: ma noi non capivamo più niente. Cioè, ci arrivava Beh, la gente e dovevamo tagliare. Lì c'era il panico, ci sta. Lì c'era. <ride> per di più, questa persona era molto anziana, quindi probabilmente. Anche perché anche loro hanno subito il terremoto e hanno dovuto certo. comunque immediatamente eh, certo. mh, agire. Agire, quindi non è facilissimo. E questa amputazione, ovviamente, era stata fatta in, in emergenza, ma non con l'idea che questa persona di 103 anni si sarebbe ripresa. Invece. e invece questa signora dopo tre applicazioni di ozono all'inizio era anche molto assopita mh, perciò poi temeva molto il dolore probabilmente lei aveva molto dolore poi si è resa conto che invece l'ozonoterapia non era invasiva e non le creava problemi algici. insomma niente dopo la terza applicazione un giorno io passavo ma non dovevo fare applicazioni di ozono passavo nel, nella corsia e lei mi ha fermato e mi ha chiesto se avevo un sigaro e io ho detto no, io non fumo però sono andata a cercare quei bei sigari cubani le ho portato il suo sigaro e lei era tutta contenta e lei si è messa a fumare il suo sigaro senza la sua gamba, senza tre anni e mm, mi ha dato molta soddisfazione è vero che in ospedale non si può fumare però lì ci voleva proprio bisogna <ride> lì bisogna lasciare la fumare. della situazione sì. ascoltami eh... Tu hai fatto il libro Il profumo del frangipane, che è stato l'ultimo libro che tu hai fatto, e anche perché so che nel tuo immediato mm -hmm. futuro eh, c'è di nuovo Africa, mm -hmm, la, sì. tua, la tua grossa passione, mm -hmm. la, tua, il tuo, sì. la tua ragione di vita oltre i figli eh sì, e il marito. È la mia droga. <ride> ecco, eh, io direi: se tu sei d'accordo, di andare a vedere eh, questo video che tanto non dura moltissimo. Eh, che appunto è il profumo del frangipane, però in, in un video da te girato. Va bene. Così vediamo un po' cosa fa la dottoressa Bertolotti, oltre che da Haiti, nella in sua Africa. Africa. Grazie. La consultation chaque jeudi. Bon, on donne aux enfants d'abord les produits, les médicaments. Après les médicaments, on leur donne des bruits. Oui. Beaucoup de malades. Beaucoup. Peu, peut-être 20, 20 personnes par jour, plus. Bon, il y a des malades de l'extérieur. La plupart, ce sont les malades de l'extérieur. Il y a beaucoup de mamans qui viennent avec les affaires, mal les médicaments pour les malades. Il y a d'autres qui voient ça, c'est cher, et les autres, quand même, c'est passable. Mm. Pour... Nous faisons les enfants chaque jeudi, chaque rendez-vous, on prend les poids de l'enfant pour voir s'il y a évolution ou pas. Si le poids augmente donc notre traitement est avec le succès, si le poids diminue, il faut qu'on cherche maintenant à savoir s'il n'y a pas une autre maladie liée à la malnutrition. Oui. Et après, vous, si l'enfant euh, a des choses particulières, vous les envoyez. On l'envoyait à le laboratoire oui, pour, pour faire le prélèvement du sein, oui. pour voir l'hémoglobine, oui. pour voir s'il y a l'examen oui. des sels, de pour voir s'il y a des verres intestinaux. Mm -hmm. On va faire aussi l'examen des gouttes épaisses pour voir s'il y a malaria ou quoi. Si on trouve qu'il y a une autre maladie associée, on traite ça. Oggi non c'è scuola o c'è scuola? C'è scuola. C'è scuola, a che sì, ora sì, cominciate? Sì, sì. Alle 7 e un quarto. Alle 7 e un quarto. E sentiamo che cosa insegnano queste due suore. Allora, suor Daniela. Io faccio economia politica in due scuole diverse. In due scuole diverse, sono licei? Eh, sì, si possono chiamare licei, uno è tipo commerciale e l'altro pedagogico. Allora, dimmi per chi fate il pane voi oggi, il pane e i biscotti. Per vendere alla gente. Per vendere alla gente, ci sono tante persone che vengono a comprare. È tantissime perché è l'unico forno qui. Siamo nel Centre de santé di Aru Alti, gestito dalle suore canossiane, e intervistiamo adesso la responsabile, suor Claire, che ci parlerà delle problematiche che riguardano l'AIDS. Allora, ma, sir, buongiorno, je veux savoir, eh, il y a deux problèmes. Il y a le problème del De la communication et de convaincre les malades à faire les tests contre le sida, il y a aussi les problèmes de l'entourage des malades. Oui, comme vous venez de souligner, pour les malades de VIH il y a des problèmes sérieux qui se présentent. D'abord, de la part des malades lui-même, les problèmes peuvent se poser à ce niveau ici. Si les malades acceptent vraiment qu'il est malade, alors là, vous pouvez aussi aider la personne comme il faut. Aider les malades ne signifie pas que c'est vous-même qui vous devez les soigner ou bien chercher, lui trouver des médicaments. Plutôt, nous avons beaucoup de, 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 de places, d'endroits où vous pouvez orienter les malades pour la prise en charge de sa maladie. Certainement que pour la prise en charge, des fois on les envoie à, chez les médecins à l'hôpital général de référence de Haru ou bien nous les transférons à Haru où il y a les services de soins de, de prise en charge de VIH-SIDA bien organisés. Deuxième problème, c'est le problème de l'entourage et de la famille. Des fois on dit. C'est la personne qui a cherché cette maladie. Maintenant qu'il s'arrange et la famille se lave les mains, la personne est rejetée, il n'y a plus rien. Donc ce sont des personnes qui, on peut dire, qui vivent, vivent comme ça, sur la route, on peut dire. OK. Bonjour Kyle. Je veux savoir pourquoi tu es ici. OK. Je suis ici au Congo parce que uh, love. The life here. i truly do, and i love being here with all the people. Uh, sometimes it is very, very difficult. it's very difficult to be here sometimes, but i, I really love being with the people, and uh, as, a, as a christian, i feel it is important to offer uh, my time, my life, uh, for service. Uh, and i really feel like we are benefiting society here in aru and in congo. Okay. and uh, i know that you are a psychologist. Yes. Uh, why psychologists come to congo well, that's a good question um, and I, I think that the most important thing to realize when answering that question is that i'm a christian first and a psychologist second i know that you are a volunteer in congo i want to know why you are here why am i here well i've always been in love with africa and i came to tanzania with my family when i was in high school and then when i found voica um, the four pillars of the program really appealed to me i know that you work in a cyber center yes how is the work in a cyber center in congo is different from a cyber center in the united states it's, it's very different um, the cyber itself is very new we just Got two internets. Um, up until now we've been teaching computer classes to the students at both high schools as well as some of the people from the outside. We've been doing some private classes in computers and they're so excited to learn about computers, about the internet, about the possibility of being able to communicate with people in other countries on other continents instantly is just something that they've never had access to before. Eccoci tornati in studio. Eh, facciamo giusto due commenti su, su, questo, come si chiama, su questo video, il profumo del frangipane, da, da cui poi c'è anche il tuo libro. Sì, il profumo del frangipane, eh, perché in questo ospedale. Quindi qui eravamo in Congo, giusto? Qui eravamo in Congo. Eh, questo ospedale del Congo. Eh... Diciamo, mi colpiva molto il profumo di questi frangipane che erano sparsi per tutto il giardino. Questo era un ospedale molto obsoleto perché era in cima a una collina, eh, che spesso era stato teatro di scontri tra i ribelli e i soldati dell'esercito regolare. Eh, la zona a est del Congo è molto vessata ancora oggi da, da questi problemi bellici e, e dei quali pure vedo. Molto come un miraggio la, la fine. Ma... Scusa, scusa, intanto eh, se la regia può, mi mettete in sovraimpressione il codice fiscale per il 5 per 1000, così chi volesse annotarlo lo può fare. Scusami. Grazie <ride> di questa precisazione. Ecco, dicevo Grazie. che eh, appunto l'ospedale è situato su questa collina, eh, lì stiamo collaborando con le suore canossiane che hanno dato vita all'ospedale. E insieme all'ospedale avrete visto in qualche sequenza che c'erano dei campi coltivati, un trattore, eccetera. Dicevo eh, vicino all'ospedale hanno dato pure vita a una fattoria che ehm, fa parte di un progetto pilota, un progetto pilota all'interno del quale si vorrebbe cominciare a fare la mungitura delle mucche che mi rendo conto sia banale da dire, però loro non, lo sanno però fare. non, usa, non usa perché in queste zone c'è il nomadismo, quindi le mucche vengono portate dai pastori nomadi da un pascolo all'altro e non c'è tradizione di mungitura. Ecco lì abbiamo cominciato a mungere le mucche con eh, degli espedienti ovviamente perché queste mucche sono molto selvatiche, quindi difficilmente si riesce ad approcciarle fisicamente, abbiamo costruito dei piccoli recinti, inserito le mucche un po' alla mare in mano, erano fatti questi recinti, lì eravamo stati molto creativi e la, diciamo, tutti quelli che ci aiutavano erano veramente collaboranti e entusiasti di questa cosa. E poi mi ricordo che quando abbiamo munto i primi 10 cc, 20 cc di latte che sembrava, eh, c'è stato proprio un grande entusiasmo, quindi ci siamo fatti passare questo bicchiere. Perché loro di... non, non conoscevano nemmeno il latte. Quindi... No, il, il latte lo conoscono, mm. ma loro generalmente lasciano il vitello alla madre e poi quando è, finita, eh, quando è finito l'allattamento della mucca, il vitello viene staccato e mm. basta. Non c'è certo. la prosecuzione alla mungitura. Perciò per loro era veramente innovativo. Per noi anche, anche perché le suore canossiane, che sono molto creative, eh, sono le, le nostre canossiane che abbiamo anche in via Diaz anzi una di queste canossiane ha lavorato circa 20 anni in Congo ed è Suor teresa alla quale va il mio saluto <ride> eh, che adesso lavora al, alla scuola materna di Ghedi ecco dicevo che chissà che magari ci guarda sì magari ci guarda forse un po' tardi per lei <ride> però può darsi che ci guardi <ride> E, e niente, dicevo appunto che la mugitura è stato veramente un evento e le suore avrebbero intenzione di utilizzare questo latte munto, che è poco, la, la quantità è proprio esigua, perché ogni mucca darà circa un litro, un litro e mezzo contro i 40 litri di una mucca norma, normale, la mucca delle nostre, con le nostre danno anche 40 litri. E quindi servirebbe per eh, nutrire i bambini malnutriti che frequentano il nostro ospedale, quindi... Avrebbe un senso proprio. Certo, anche, importante di nutrizione. Sì, di nutrizione. E poi stiamo facendo, eh, grazie anche all'aiuto del nostro tecnico che spesso è ospite qui da voi, Osvaldo Martelli, eh, un laboratorio di analisi che speriamo di riuscire a mettere in piedi mh, in modo definitivo col eh, 2011, perché sono stati inviati da poco i pannelli solari e i pannelli solari ci serviranno appunto per far funzionare questo laboratorio, perché là non è possibile allacciamento alla corrente quindi elettrica quindi adesso tu parti tra poco per io invece tra poco parto ma per il Benen, per il Benen. che mh, confina eh, con la costa d'Avorio il Benen eh, pure è un paese dove utilizzeremo l'ozono abbiamo già aperto l'ambulatorio di ozonoterapia con le suore camigliane direi che funziona bene e ci siamo direi che sì poi le suore camigliani sono molto recettive erano proprio entusiaste loro poi è bello e siamo anche molto fortunati perché devo dire che ma lavoriamo con persone che si entusiasmano e l'entusiasmo è importante è quando si fa qualcosa sì, che... molto poi ci carica ci carica quindi eh, è molto più semplice lavorare con questo tipo di persone perfetto eh, Antonella, il nostro tempo è Io finito. Vi Io ti ringrazio molto. tanto perché è stato molto piacevole stare solo con te. Anche per me. <ride> è stata la, una, una puntata eh, veramente interessante, piacevole e spero che lo sia stato anche per tutti i nostri telespettatori a cui do appuntamento chiaramente la settimana prossima alle ore 22 su RTB Network Sky 829 nella quale parleremo di matrimoni www.rewind-tv.net il nostro sito internet grazie a tutti, buonanotte <music>